Tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e in questo video vi farò vedere le nuove cose, i nuovi accessori che ho comprato per il mio iPhone. Allora, come primo vi faccio vedere la mia prima cover o custodia, come la volete chiamare, che avevo quando, la prima che ho comprato quando avevo appena comprato anche l'iPhone. Su quella l'avevo pagata 12 euro, la semplice cover, penso che la conosciate tutti perché questa qua è quella più, cioè, più conosciuta, penso. Non è tutta di spirali, cioè non ha spirali, di tondini fino in fondo, fino a qui dove non c'è più niente, e che serve a far vedere il logo dell'iPhone. Allora, è in silicone, quindi molto molto elastica, si applica così, molto facile da mettere sull'iPhone, protegge i lati, tutti i bordi. Qui c'è lo spazio, ok, qui c'è lo spazio per le casse e per il caricatore, però qui c'è già un'altra pellicola, vedete? Mentre dietro, come vi ho detto prima, lascia invisibile il segno del logo della Apple, la fotocamera, per la fotocamera logicamente, e è questo effetto estetico, molto molto bella, è molto molto utile perché se vi cade l'iPhone siete fottuti, cioè. Mentre questa qui che mi sono comprato 2 giorni fa in fibra di carbonio, eccola qui, tutto il bordo, scusate, è fatto in plastica, è quello, la cosa che odio, preferivo molto, molto di più in gomma per quello che l'ho pagata. Qui è tutto in fibra di carbonio, vedete? Non è originale della Apple, perché io per comprare qualcosa originale della Apple devo andare in un centro Apple oppure in MediaWorld, queste cose qui. Io sono andato a Euronics nel mio paesello, dove le cose della Apple non ce l'hanno, cioè hanno cose originali che costano per esempio questa 22 euro, solo che non ce l'hanno le cose originali della Apple. Gliele chiedi come se gli chiedessi dove vendono l'iPhone 6. Avevano questa, io mi sono comprato questa. Ogni 3 giorni io comprerò una cover nuova, beh, anche perché non c'ho niente da fare. Quindi ogni 3 giorni, 4, no, ogni 6 giorni farò un video per le cover. Ok, questa qui è molto più antipatica da mettere, anche se alla fine si mette. La cosa brutta di questa cover, lasciando a parte il fatto che dietro, anche se è in fibra di carbonio, non è che protegge, è come se fosse un pezzo di plastica, cioè fibra di carbonio può essere elastica quanto ti pare, ma se dà una botta qui in un angoletto è uguale. La cosa che odio invece è qui, che non c'è nessuna copertura qui, quindi se mi casca qua e mi prende il vetro sono cavoli miei. Invece su quell'altra di gomma in silicone era molto meglio, perché almeno se beccava qui c'era il gommino e non succedeva niente. La cosa che mi dà anche fastidio sono i tastini che sono rientrati, cioè il pezzo di plastica non fa molto sporgere i tastini per abbassare e alzare il volume, quindi ogni volta devo andarli a cercare con il polpastrello. Affitto domani ogni volta per cercarli, farò un video per il tastierino per oh mio Dio, il silenzioso, guardate, se lo metto di profilo neanche si vedono i tastini, cioè, pochissimo. Vabbè, adesso è finito, ho finito il tempo delle cover e ora ho comprato anche un'altra cosa, cioè questo non è adatto, cioè non è solo per l'iPhone, però io l'ho comprato maggiormente per l'iPhone. Non so se lo conoscete o ci sono modelli diversi. Questo qui l'ho pagato 40 euro e sempre Euronics, strano che ci abbiamo qualcosa da lì nel mio paese. E ci consente di sentire la musica, di spostare la musica. È una cassa questa qua, non sapete, non so se l'avete visto che ci sono due casse qui, non so, ecco, vedete? Due casse qui.
e una cassa sotto e anche il subwoofer. Molto molto bello. Allora, molto semplice, prendiamo l'iPhone, prendiamo questo cavo che ci hanno dato in cosa, in omaggio, lo attacchiamo una parte all'iPhone e l'altra parte a questo coso. Questo macchinigegno qui su input. Perfetto. Ora lo accendiamo, guardate che cosa che succede quando lo accendiamo. Molto molto bello. Allora, metto bassissimo uno perché appunto non so che ora sono, mezzanotte e mezza, l'una, non lo so, le 11 e mezza, no, mezzanotte e mezza, mezzanotte e mezza. Io sto sentendo J-Ax meglio da Roma, cioè metto bassissimo perché non posso alzare più di tanto, comunque spacca i vetri praticamente se metto alto. Molto inutile. Ok, stop, se no mia madre mi uccide. Mi si è anche allontanato il microfono, perfetto. Ora lo spengo. Non serve solo per le phone, ma serve anche, ci potete mettere anche le pennette USB, dove ci infilate la vostra musica, le SD, con, se vedete l'adattatore delle SD ci mettete anche le micro SD. C'ha gli infrarossi, non so a che servono, non l'ho usato fino adesso. Il coso per ricaricare e nient'altro, quando scarico lampeggerà questa lucetta verde. E nient'altro. Il subwoofer lo farò sentire un altro giorno, semmai, boh, nella prossima recensione delle cover. Comunque il video è finito e un saluto a tutti, ciao ragazzi, iscrivetevi.